Hi people of YouTube. Ma pezzo di merda durante la cacchio di intro. Dicevamo, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Lo scorso episodio abbiamo abbandonato il nostro carissimo amico Grifone e siamo stati attaccati da Tiamat, forma pipistrellone gigante brutto. E appunto, come avete potuto vedere, sti cazzo di pipistrelli, madonna, ti disturbano anche mentre fai le intro. Vieni qua che ti apro in due. Santo cielo, il tuo maledetto pipistrellone gigante. Faccio il culo a te e a tutti i tuoi parenti. Allora, qui abbiamo sto ghiaccio incredibile e una cesta di vita che per comodità per ora lascerò lì. Mentre da questo lato abbiamo Vulgrim. Ciao, area di Vulgrim, certo, grazie. Allora, vediamo cosa posso comprarmi con 2000 anime. Potrei iniziare a comprarmi qualche attacco, sia per la falce che per noi stessi. Riduce il danno e incrementa l'efficacia degli attacchi di guerra. Pelle di pietra. Io inizierei più che altro a prendere due attacchi. La carica dell'arpione, prenderei questo qui. E prenderei la stessa cosa anche con la falce. E la versione con la falce costa anche di più. Perfetto. Ho altro che posso comprare con 300 anime? Allora, possiamo comprare questo. Beh, in realtà la capacità di fare il dash in aria non sarebbe male. No, facciamo il dash in aria. Facciamo il dash in aria, che può essere utile. E l'affondo con la spada è interessante. Ah, devo tenere premuto. Vabbè, interessante. Mentre... ah beh, in realtà anche con la spada devo tenere premuto. Ok, quindi faccio affondo e devo tenere premuto sia quadrato che triangolo. Ok, va bene. Vabbè, in realtà guarda che per fare i dash, se sei circondato, è un attacco interessante. Cos'è questa? È un'altra spada? Lama di cristallo elaborata. Oh, ok, interessante. Bellina. Bellina la spada. Ma questa spada può rompere il ghiaccio? Sai che non ricordo. No, non rompe il ghiaccio. Mi piace un sacco l'estetica. Un po' troppo piccola, sottile, diciamo, per guerra. Però l'estetica è bella. Sembra la Moonlight di Dark Soul. Vediamo cosa vuole questa statua. Ah, proprio messa lì. Io pensavo in mano. Io pensavo di dovergliela mettere in mano, non in mezzo alle mani. Ok, le spade di cristallo sono solo delle chiavi temporanee. Oh, ciao Tia, ma no, dai! Il nostro grifone! Dai, almeno non è morto. Madonna mia. Oh, però... devo salvarlo! Il mio grifone! Maledetto pipistrello schifoso! Non fare del male al mio cacchio di grifone! Non so che cazzo sia. E detto sinceramente, non ho idea neanche di come raggiungerlo. Madonna mia. Le combo della falce sono bellissime. Vieni qua. Ecco, fatto. È facile recuperare vita con voi pipistrelli schifosi. Vi fate ammazzare uno con un colpo e due mi ridate punti vita. Quindi sono a posto con me stesso. Allora, qua c'è una porta chiusa, mentre di qua è aperta. Molto probabilmente dovremo fare il giro, trovare la spada di cristallo, metterla su una statua ed aprirci quella porta. Ding 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 ding. Ah, ok, pensavo si fosse animata la... pensavo si fosse animata la statua io. Vieni qua, vieni qua. Che ho bisogno di sfere gialle. Madonna mia.
combinazione 2 di quadrato e 1 di triangolo veramente devasta in questo momento. Vediamo. Ok, no, non ne ho preso neanche uno, ma l'intento c'era, almeno quello c'era, dai. Non ne prendo neanche uno. Forse ho fatto l'errore a prendere l'attacco dash, però aspetta. No, beh, se... allora, se targetto, in realtà l'attacco dash funziona. Forse non fa abbastanza danno, perché forse né la spada né la falce hanno dei potenziamenti così grandi in questo momento, però almeno funziona. Altri nemici nel giardino. Via dal mio giardino, pezzi di merda! Vieni qua che ti apro in due, madonna mia! Ma porca... Dio mio, sti pipistrelli... Dio santo, vi ammazzo tutti, eh! Sono tanto simpatico io! Madonna mia, la falce è stato il migliore acquisto in assoluto. In questi momenti in cui ci circondano è la cosa migliore che puoi avere. Certo, la spada comunque ha un raggio non ampio di più, però santo Dio, la falce è fatta apposta per quelle situazioni. È fatta veramente apposta per queste situazioni in cui 4-5 nemici sono tutti attorno a te. Poi vabbè, fa danno anche al singolo nemico e già quello vale tutto. Altri nemici? Ecco, la porta si è aperta. Mentre questa ha bisogno della chiave. Ok, fammi vedere la mappa. Ok, ci abbiamo due porte di cui una è sopra e questa qua con la chiave, va bene. Proseguiamo di qua dove si è appena aperto. Avrei bisogno di... ho sbagliato. Avrei bisogno... ah, ok, queste sono le sfere esplosive. Germoglio bomba, raccoglie le lance. Sì, grazie, lo già ben sapevo. Allora, prendiamolo. No, 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 no. Ho sbagliato. Non mi ricordavo con quale tasto dovessi lanciarle. Ecco fatto. Ho avuto un attimo di vuoto. Aspetta, 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 aspetta. Vediamo se... niente, vai via. Allora, non mi serviva, peccato, l'avrei usata volentieri anche qui. Ok, 3, 2, 1. Eccoci qua. Allora, qua è tutto da scalare. Attenzione. Di qua, ecco, bravo. Allora, vai. È impazzito. Devo dire che c'è... devo dire che Guerra non ha molta confidenza con i salti, diciamo, con la reazione ai salti. A volte va dove cazzo vuole lui e come vuole lui. Ecco fatto, vediamo. Rabbia, peccato. Avevo sperato in qualcosa di meglio. Speravo, non so, il frammento di vita. No, però quello è dentro le ceste verdi con il contorno nero. Ok, ti danno sia l'enigma che la soluzione. A me non dispiace questa cosa. Distrutto. Ok, e la statua è andata giù. C'è qualcosa? Ecco, perfetto. Stavo dicendo, c'è qualcosa che posso rubarmi in questa zona? Cos'è? Una mappa, rivela l'intera mappa, perfetto, grazie. Secondo me dove troveremo la chiave troveremo anche il boss a questo punto. Ma non vorrei azzardare opzioni. Lì dovrei lanciargli qualcosa per farla esplodere. Devo trovare un oggetto da lanciare. Vediamo se dentro questa stanza troviamo anche solo una sedia, qualcosa, che ne so. Ah, però aspetta, si chiude. Mi sa che no, non potremmo passare. Cioè, nel senso, non potremmo farci nulla per ora. Allora, qui c'è quello ma pezzo di merda. Minchia, te l'ho già detto una volta e te lo ripeto anche la seconda. Io ti squarto.
solo per recuperare punti vita. Te l'ho già detto. Allora, lì c'è quello schifino che sembra uscito da Half-Life, detto sinceramente, che tiene un pezzo della statua. Lì ci sono dei pipistrelli. Lì c'è un altro di quelle palle esplosive che probabilmente dovremmo lanciargli contro. Ok. Quindi questo probabilmente è uno shortcut per tornare indietro. Il fatto è, non c'è nulla che io possa lanciare per farlo esplodere quello? Secondo me no. Ecco fatto. Ma dovunque andiamo c'è sempre qualche zona con della lava. Incredibile. La lava is everywhere. Tu, perché vi state puntando le spade a vicenda? A Vicenza. Pam pam pam. Ecco fatto. Ma stronzo di merda. Maledetto. Negli spazi stretti. Tu vieni qua. Bellissimo che puoi concatenare sia la combo che l'azione. Cioè io mentre stavo facendo l'azione con la falce ho potuto anche attaccarlo. Allora, se lì c'è un aggancio, non è che c'è qualcosa di nascosto? Sembrerebbe di no. Ok, no, sembrava ci fosse qualcosa di nascosto anche lì. Ok, oh, wait. Lì c'è un artefatto. Vorrei... Guerra? Santo Dio. La telecamera non è proprio tua amica, eh? Come faccio a raggiungerlo? Ok. In qualche modo ce l'ho fatta, non in un modo in cui pensavo, però perlomeno ha funzionato, dai. Vieni qua. Madonna, guerra, non cadere di sotto, per favore. Che poi la cosa bella della falce è che supera anche la parata nemica. Cioè lui si stava parando e con la spada non riuscivo a fargli molto. Con la falce sono passato oltre. Bellissimo, bellissimo acquisto la falce. Nemici? Sembrava zona da imbosco questa. Beh, più o meno ci ho azzeccato. Alla fin fine più o meno ci ho azzeccato. Ma stronzi maledetti. L'unica cosa che effettivamente non ricordavo della falce è che mi sembra che sia un po' meno reattiva della spada. O meglio, mi spiego bene. Cioè la spada, schiaccio quadrato, subito attacca. La falce ha quella piccola frazione di secondo, secondo me, che ti impedisce di attaccare subito. Forse perché è più lenta, forse per quello, eh. Però vediamo qui dentro cosa troviamo. Cosa abbiamo? Ah, la chiave, perfetto. Grazie. Di qua è tutto chiuso, immagino, vero? È tutto chiuso, perfetto. Ok, abbiamo la chiave e... questi... Ok, mi sembrano... Sono abbastanza sicuro che quei cosi che stavo attaccando si rompano e ti facciano passare. Ma a questo punto non ci giurerei. Eccomi qua. Sono tornato con la chiave e anche i nemici a quanto pare sono tornati. Madonna. La cosa bella è che puoi veramente interrompere un'animazione per iniziarne un'altra. Io spero veramente che gli altri capitoli, compreso Genesis, mi diano questo feeling positivo del gioco. Cioè, sarebbe un peccato se ipoteticamente abbiano rovinato un capitolo con un gameplay magari non brutto, però un po' macchinoso, diciamo. Ok, spada di cristallo che ora verrà, ecco, bloccata. Ah, nemico di ghiaccio, benissimo. Anzi, nemico di cristallo più che altro. Signore, lei sembra uno stronzo. Mamma mia, che raggio incredibile che c'hai. Vai via. Lo so. Tu sei impenetrabile invece. Wow.
Guarda che raggio che c'ha lui con la sua ascia. Vabbè dai, non sei impenetrato. Sembra un super mutante di Fallout. Sembra strong e un po' meno strong. Devi andartene via molto prima che faccia l'attacco. Perché ha un raggio abbastanza grande d'azione. Ok, perfetto. Bravo guerra. Madonna mia. I nemici però certo non si fanno problemi a farti danni, cazzo. Cioè veramente i danni sono tanti e sono troppi. Grazie, vediamo quanto arriviamo. Quasi mille, dai. Qualche potenziamento forse riusciamo a comprarcelo oggi. Sta spada di cristallo mi piace un sacco. E alla fine non ci ho azzeccato, questa zona non c'era il boss. Sai che novità, sarebbe stato scontato effettivamente. Ok, arrivo. Prima facciamo fuori sti pipistrelloni con la nostra nuova spada di cristallo. Neanche 5 minuti che ce l'abbiamo e già è zozza di sangue. Altri nemici che posso distruggere con un colpo? No, peccato. Tieni. È durata poco la nostra amicizia, mia cara spada, ma mi è piaciuto uccidere con te. E anche cotesta porta si aprì. Oh, madonna, ma... Oh, c'è da dire che sto grifone sta reggendo botta un sacco. Non mi ricordo che nome gli ho dato l'altra volta, però porca miseria. Oh, guarda, proprio trappole da Half-Life queste. Muori per sempre o muori solo momentaneamente? Giusto per curiosità, chiedo per un amico. Ah, eccolo, ti pareva che non arrivavano adesso. Aspetta. Bastardo? Minchia. Allora, aspetta un attimo. Aspetta che ne approfitto delle che palle. Aspetta un attimo che ne approfitto delle sfere. Visto che già ci sono, scusami ma te le lancio addosso. Devo stare lontano perché però esplodono anche su di me. Effettivamente dovrei provare a pararmi. Vieni qua, perfetto. Dovrei provare a pararmi l'attacco, bastardo. È vero. Allora, lui fa due attacchi, però posso pararlo, a meno che non faccia questi qua ad area. No, 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 dove vai, guerra, Dio mio? Ma vaffa... Dai, questo attacco è stato ingiusto. Quell'ultimo attacco è stato ingiusto visto che ero appena respawnato. Non valeva. Non valeva quell'attacco, mio Dio. Vediamo se posso ucciderlo. O esplode solamente momentaneamente. No, secondo me esplode solo momentaneamente. Vabbè, non importa. No, esplode. Neanche gli esperimenti posso fare. Che bello, però, non ci avevo fatto caso. Quando la statua prende la spada, diventa cristallo rosso. Bellissimo. E per fortuna i nemici non ci sono più. Dai, almeno... Scusa un attimo. Almeno questa soddisfazione. Qua c'è un cristallo rosso. Ah, mi volevi tenere qualcosa nascosto, gioco, eh? Allora... cavolo, un po' troppo in alto, eh. Perfetto. Ah, ma c'era anche l'entrata di qua senza passare dalla finestra.
Va bene, bravo io. Dai, sì, cristallo verde. Dio mio, potevo evitare di morire, insomma. E finalmente due tacche intere di vita, dai. Almeno sta soddisfazione ce la siamo levata. Allora, qui c'è questo incantesimo incredibile. Tieni statua, prenditi questa spada di cristallo. Perfetto. Vediamo cosa si nasconde da questo lato. Ehi, bravo. Oh, io lo dico. Allora, qua posso salire e di là devo arrivarci. Ok. Aspetta. Allora, prima c'è questo passo. No, secondo me di là non ci si arriva. Secondo me di là non ci si arriva. Secondo me ci devi fare il giro per arrivare di là. Perfetto. Perché qua loro ti fanno pensare, ah, c'è la corrente d'aria. Però poi guerra non regge per sempre le ali nere e quindi poi cade. Ti fanno pensare, ah, vuoi vedere? Eh no, di qua però non si passa proprio. Allora, lì c'è un altro di quegli schifini. Quindi uscire da qua mi porta a questa grata. Quindi stiamo facendo piano piano il giro. Scendi e scendi, perfetto. Stiamo facendo piano piano il giro per arrivare dall'altro lato. Tieni, spingilo di sotto. Questo probabilmente è ciò che ci serve per salire dall'altro lato. Sì, direi di sì. Però lì c'è uno di quegli schifozzi lì. Vorrei... no, secondo me anche lanciandogli la sfera non fa in tempo, eh. Secondo me anche lanciando la sfera e cercando di rushare fino a là non fa in tempo. Però proverei. Proviamo, aspetta. Allora, forse lanciandogliela ce la facciamo a fare in tempo. Vediamo. Corri, no, non fa in tempo. Non fa in tempo. Ci deve essere probabilmente un escamotage. Tipo, o tenerla fino il più possibile, ma non penso. No, non penso, eh. Proviamo, ma secondo me non regge. Anche perché con la sfera in mano non può arrampicarsi. Non ci possiamo arrampicare con la sfera in mano. La madonna. Che buco incredibile. Pezzo di merda. Non mi sono spaventato più che altro, ma sono ritornato lì da sé. Cazzo ci fai qua? Però alla fine siamo arrivati dove dovevamo. Lascia stare quella sfera, per favore. E quella sfera, quella statua. Grazie. Ora, con questo, io posso aprire una porta? No, non ci arrivo in tempo. Non faccio in tempo ad arrivare lì, né con questa sfera né con l'altra. Ci deve essere probabilmente un altro passaggio che mi farà arrivare da quella parte. O meglio, più che un passaggio, qualche modo per tirare giù quella pianta. A ripensare al gioco mi viene in mente un'arma che potrebbe aiutarci, ma non penso ce la daranno ora. Non in questa zona perlomeno. Bene o male, comunque più avanti potremmo voler... Non è come God of War che molte aree non le puoi più visitare, purtroppo, dopo un certo punto. Però perlomeno qua ti fanno rivisitare volendo tutte le zone. Vieni qua. Vieni qua anche tu. Perfetto. Crepaci. Bravo lui. Lui si chiama Giovanni ed è stato un bravo soldato in vita. Bravo Giovanni. Sono fiero di essere stato colui che ti ha ucciso. Tutta roba di cenere.
Quello che cazzo? Ah, no. Sì, forse ce la danno qui il potenziamento. Aspetta. Forse me lo danno qui e non me lo ricordavo. Ah. Dai, che forse allora siamo nella zona che dico io. Però prima fammi rompere tutti sti altarini ossei, che almeno mi prendo, vediamo, quelle due anime in croce che mi danno. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Il chakram. Non era l'arma che pensavo, ma la ben accetto volentieri. Bellissima. Bellissima arma. Credo di non averla usata per molto. Però, wow. Un'arma da lancio, trofeo guadagnato, ladro di elementi. Lancio finemente realizzato in grado di colpire bersagli multipli, entra in modalità mirror, ne seleziona fino a 5 bersagli tenendo premuto L2, premi E per lanciare. Ma io posso anche lanciarla così, volendo? Posso anche lanciarla così. Oh, buongiorno. Scusi, mi scusi, Starei tenendo... Ah, ecco, devo tenerlo premuto molto più tempo. Devi tenerlo premuto per molto L2 e poi te lo targhetta. Però devono essere visibili, cioè sull'occhio, diciamo. E dai! Beh, non è proprio vero che mi serve L2 per mirarli. Però è un'ottima arma. Veramente unita alla falce questo oggetto. Possiamo fare di quelle combo incredibili. Tutte e due le falci rotanti che fanno così, bellissimo. Poi se lo carichi... Veramente dura molto di più. Una sega elettrica incredibile. Ok. Ah, ecco, stavo dicendo ok, abbiamo finito. E invece no, arriva il nemico esplosivo. Serviva proprio il nemico esplosivo, eh. Ah, ho capito forse. No, non era come dico io. Oh, vuoi esplodere per favore? Comunque sembra il Rasen Shuriken di Naruto quando diventa azzurro, guarda. Rasen Shuriken. Di sicuro è molto più utile questo che il... come si chiama? Il corno. No, non è un nemico esplosivo, è solo pieno di pus. A meno che non esploda ora. Ah no, forse è ancora vivo. Ah no, scherzavo, sapevo che sarebbe esploso. Dai, è palese. Lo sapevo! Lo sapevo che in qualche modo si sarebbero aperti. Eccolo là. Rasen Shuriken! Presta attenzione all'icona della sentinella. Quando compare... Dov'era l'icona della sentinella? Ho sbagliato. Che posto è questo? Devo ammetterlo, pur essendo un branco di ramolliti, gli umani nascondevano un sacco di sorprese. Già. Gli umani nascondono sempre qualcosa agli esseri sovrannaturali come voi. Ok. Ecco come... Ecco come si fa. Allora, vediamo un attimo. Azioniamo la statua, ma dovevo rompergli il cristallo che c'ha addosso. Ora ha senso.
Ok, qui c'è una porta chiusa che serve una chiave. Qui c'è questa statua incredibile. Oh, ecco fatto. Cosa abbiamo aperto? Quello. Ah no, abbiamo aperto da tutte e due le parti. Questa quindi è una zona di incontro. Questa quindi è una zona in cui torneremo.